it's all it's all Buonasera a tutti, ragazzi, benvenuti di nuovo in live. Spero vada meglio. Sì, mi vedo meglio, Oh, ora vedo la preview della mia live. Ma salve! Hola hola, ciao, ragazzi! live d'emergenza, se vogliamo, perché siamo andati uh, sul sito Viola e oggi probabilmente aveva dei problemini. Quindi approfitto anche per farvi vedere quello che stiamo facendo in live sul sito Viola, così almeno potete raggiungerci se non seguite le live sul sito Viola. Ora vedrete anche quello che stiamo combinando in live, ragazzi, quindi è anche l'occasione di farvi vedere tutto. Quindi aspettate che torno in alto e vi faccio vedere un po'. Si torna su Planet Zoo, ragazzi. Qua su YouTube stanno uscendo giustamente i video del let's play, un po' più ragionato, diviso in biomi, eccetera. In live, invece, sul sito Viola, in realtà, sto facendo un mischione, cioè uno zoo un po' più particolare, e ora vi faccio vedere. Quindi, andiamo subito su Planet Zoo. Ecco qua e vi faccio vedere lo zoo che stiamo portando avanti in live. È un po' stortino, ma adesso lo mettiamo in ordine. Quello che state vedendo è lo zoo praticamente completo, lo dicevo prima. In realtà, quello che voglio fare è spostare le specie animali. Voglio continuare a decorarlo per bene con tutti gli strumenti del nuovo mondo. E poi. In live, quindi sul sito Viola, ragazzi, mi raccomando, siateci. Voglio cominciare la carriera dopo aver finito questo zoo. Mentre qua su YouTube continuerà il let's play dello zoo diviso in biomi. E poi, quando saremo avanti con tutte e due le cose, giustamente aggiungeremo anche i DLC pian pianino, pian pianino. Intanto, salve a tutti, ragazzi. Ci siamo lasciati due secondi fa col mega. La mega zona, ragazzi, quindi in realtà un habitat gigante, vi faccio vedere. Quindi, intanto vi faccio vedere un po' lo zoo che abbiamo partorito in live. Questo è l'ingresso, ragazzi, che sto modificando. Aspettate che riesco. Quindi, da qua arriva lo zoo. Come vedete, qua nello zoo della live siamo molto più avanti in realtà. Se anche siamo poverelli, ma abbiamo 2500 persone. Abbiamo tutta la zona con le mostre, tutta moderna. Mi sono anche messo sotto a buildare un po' io. Qua abbiamo una grande piazza, qua abbiamo il nuovo habitat e adesso lo vediamo. Mentre in questo zoo cosa abbiamo di bello? Abbiamo le tartarughe, eccole qua, e ovviamente i nostri visitatori possono anche entrare qua dentro e vederle, le tartarughe, quindi possono anche vederle da vicino. Qua abbiamo i cammelli, grazie mille Simona. Qua invece abbiamo i panda, ragazzi, i panda giganti. Qui invece ho fatto la zona delle rotaie. E devo dire che mi piace un sacco, c'è la fila, poi, ovviamente è tutta da migliorare. Eh. Mi sono un po' messo a sperimentare col building. Quindi, qua abbiamo tutte le zone particolari. Poi. Cosa abbiamo di bello? Beh abbiamo questa zona centrale con le informazioni, anche qua ragazzi mi sono sdato con tutte le cose, quindi altre mostre, ho messo le informazioni. Quanti DLC sì sono usciti finora? Quattro, ma quest'anno dovrebbero uscirne altri tre, quindi voglio anche darmi una mossa e cercare di eh, fare vedere un po' tutto. Da questa parte ragazzi questa zona dello zoo sarà smantellata completamente, avevo fatto una zona sopraelevata con tutti... Eh, diciamo gli edifici dello staff qua, ma non mi piace qua su. Cosa abbiamo? Abbiamo gli orsi grizzly che mi piacciono molto. Abbiamo poi i lupi qua su e anche loro dovrebbero essercene ancora. Qualcun I lupi, ragazzi, i lupi non ho più lupi. In realtà dovrei averne anche tanti. Eccoli qua, i lupacchiotti. Però ovviamente ragazzi questa zona verrà spostata. Qua dietro abbiamo i rinoceronti e anche loro sono un po' da soli. Quindi la gente non viene a vederli. Quindi devo cercare di migliorare questo zoo e renderlo un pochino più appetibile. E poi ragazzi l'attrazione più bella dello zoo. I leoni. Siamo partiti con la sfiga più nera perché non trovavo il maschio. Poi ho trovato il maschio. Non trovavo la femmina, ho messo la femmina è morto il maschio. Ma adesso abbiamo un sacco di leoni. E ogni volta che i leoni maschi diventano adulti, bisogna toglierli e lasciarne solo uno. E se li rivendiamo in natura, o meglio, se li liberiamo in natura, ci danno un sacco di fogliette. Quindi, ragazzi, un sacco di roba. Gli isotopi, signori, mi sono morti tutti. Quindi li ho tolti dallo zoo, ve lo dico già, magari li rimettiamo. E niente. Verrà presto assunto da Trenitalia, ma no si su via, su via. Per il ritardo, no ti spiego, oggi è la piattaforma viola che ha fatto un po' di problemi. In tutto ciò siamo poveri, ma abbiamo appena finito, in realtà ne ho approfittato in questo minutino mentre setavo tutto per mettere tutte le cose. Abbiamo il nostro mega zoo, zebre, giraffe, abbiamo anche le antilopi, abbiamo gli struzzi, abbiamo l'ignu, abbiamo anche... Dove stanno le gazzelle, ragazzi? Un intero habitat tutto per gli stessi animali. E devo dire che mi piace. Quindi a questo punto vado a fare play. Perché voglio capire se la gente apprezza. E oh, guardate un po'. Sì, ragazzi, corrono tutti. Sono felici, felici. Dobbiamo aggiungere qualche altro animale. Perché, appunto, guardando la zebra, ragazzi, ci manca da mettere lui. Il bufalo, solo se vogliamo, e i facoceri, i facoceri li vorrei mettere. Intanto c'è un animale morto, l'orso Grizzly, ragazzi, perché questo zoo lo abbiamo da 37 anni. Purtroppo succede. Però, qualcuno va via, qualcuno muore. Eccetera, qualcuno sta perdendo una sfracca di soldi, piacere, quello sono io. Vi prego, fatemi tante donazioni, signori. No, meno un milione. No, però, no, non lo l'accetto. Fermi che stiamo di nuovo facendo le cose brutte. Vi prego, fermi. Sta per accoppiarsi con... No, Charlotte. Niente, Charlotte, niente. Uh, chi togliamo dei due? Fatemi vedere come siamo messi con i lupi. Fermi tutti perché ragazzi ho paura di... Uh, intanto fermi. Sono nati Pedro, Manuel, Garbina. Dobbiamo togliere Josué, Matteo. Fernando. Intanto notare che il mille piedi. Quello che si accoppa si chiama Onorata. Piacere mio, signora Onorata. Poi. Ah, ok, abbiamo Charlotte Nelen. Ah, ok, posso. Perfetto. Posso dar via lui. Fatemi vedere, però. Guardate le tartarughe, ragazzi. Ho dovuto togliere gli adulti perché mi hanno fatto una sfracca di tartarughe. Li liberiamo in natura. E a questo punto io potrei anche dar via Charlotte, perché abbiamo un altro lupo femmina incinta. Perfetto. Ma i lupi in branco dovrebbero funzionare. Eh sì, però, Ricky, in realtà, dopo un po'... danno problemi, sto notando. Vi prego, datemi tanti dindini. Poi, soprattutto, questa zona è bellissima. Ho messo tutti i cestinetti nuovi del nuovo mondo. Ho messo le panchine. Cioè, non capisco, gli per... antilopi si stanno già per accoppiare. Ok, devo dire che l'habitat è piaciuto allora. Dicevo, ehm, mi piace molto questa zona che ho ricavato sia per i cammelli che per le tartarughe. E lei è incinta a novembre dell'anno 37, perfetto ragazzi. Ora quello che dobbiamo fare è non toccare altro fin quando non guadagniamo. Perché, ragazzi, a livello di animali nello zoo, siamo messi bene. Io non so quante specie ho di animali. Però, sinceramente, al momento, quello che devo fare è guadagnare e basta. Perché aggiungendo animali e basta, senza aspettare che. E basta. Tempest e Beran. Scusate, ce n'era una incinta di Lupa. Chi è quella incinta? Enelè. E allora, Tempest. Perfetto. Mi dispiace. Ciao. Grazie. Perfetto. Quindi, ragazzi, adesso dobbiamo solo aspettare di guadagnare nasfracca. Ma farai anche altri live su Animal Crossing? Sì. Quando ci saranno, però, degli update un po' più cicciosi. Perché effettivamente, ciao, Noju. Perché effettivamente, ragazzi, in realtà. Nojum, sai per caso se l'altra piattaforma sta dando problemi oggi? Perché non riuscivo a liveare. Quindi mi sono spostato qua per emergenza. Poi, nel caso, dopo ci si sente, magari. Facciamo due chiacchiere. Però è giusto per saperlo. Intanto... No, 47 dollari? No, signore, non ci siamo capiti. No, signore, non ci siamo capiti, io e voi. Io e voi, voi e io. No, no, signore. Ah, no, non ci siamo capiti. Allora, Io vi ho messo tutti gli animali del mondo. manco un presepe. Adesso fatemi la cortesia di darmi tanti di quei dindini che la metà basta. Perché adesso non avete più scuse. Ah! Questi li ho lasciati un po' a muzzo. Bravi loro. Eh, no. Guardate quanta gente, non c'è nessuno che butta due spicci. Eh no, signori. Come fai ad essere povero? Perché, ragazzi, ho giocato in live in maniera un pochino diversa. Mentre su YouTube, ripeto, la serie di Let's Play è più ragionata, lo zoo delle live, effettivamente, è un po' più... Come dire? Mi sono fatto prendere un po' troppo la mano. E ho rischiato troppo. Quindi... Devo cercare di uh, recuperare. Qua, ragazzi, facciamo così. In realtà, con tutti questi animali, dovrei avere circa 300-400 mila dollari. Invece, ragazzi, ho sperperato tutto. Notare lo struzzo. È pieno di vita, sto uccellaccio. Perfetto. Assembramento. Esatto. Cioè, guardate, ragazzi, tutta sta gente. Io se continuo così aumento i prezzi, delle bevande, di tutto, perché altrimenti... No, no, l'ho già fatto. Vi faccio vedere quanto costa il biglietto, ragazzi. Costa 35 dollari e 22 per i bambini. Oh, intanto anche l'Ignu. Eh, ragazzi, ma oggi tanti cuccioli vedremo, eh, sappiatelo. Sì, da questa mattina non va. Power ha scritto su Instagram perché è un problema... Ah, ok, grazie mille, Nozum. Ok, mistero risolto, grazie mille. Quindi, oggi dovevamo venire qua su YouTube, va benissimo. Lezione sugli animali 12. Qua, ragazzi, dobbiamo far capire tutto. Perché, scusate, il 2% no? Ma i leonotti, eh, mettimi qua la lezione. Questi, ragazzi, sono importanti, eh. Ok, abbiamo di nuovo 2000. Eh. Tanto seguiamo lo zoo, ragazzi. In questa live non voglio fare troppe cose strambe. Sì, questi si buggano. Ma buona salve, ma buona salve. <ride> ma buonasera. Ho fatto un mischione tra le due cose. Ma salve. Che bella la giraffa che corre. Ok. Qua, ragazzi, andiamo avanti col tempo. Iniziamo a guadagnare, guadagnare. Sta per diventare maturo e poi iniziano a menarsi, eh. Però guardate quanto è bello sto zoo. Cioè questa zona dello zoo mi piace, è semplice, ma guardate la gente con gli ombrelli. Vi prego, ma datemi due spicci. Signori, ma che vi costa darmi due spicci? Qua volete la didattica? È perfetto. Qua volete sentire dello new. E mettiamo lo new. L'importante è che mi diate dei dindini. Grazie. Grazie, signori, ve ne sarei grato. Oddio mio, fermi. No, signori, di nuovo? Perché tutti i miei animali non riescono a nuotare? Perché, ragazzi, devo comprare il DLC acquatico a questo punto? È per forza? È, mi state dicendo questo? Mi suggerite questo? Una capra in difficoltà. Tanto notare la giraffa che proprio la prende in giro perché dice ma dove vuoi andare? Cioè, io ho il collo, ma secondo te ho problemi? Ciao, Ale, benvenuta. Sì, eh... Cioè, signori, guardate, lo, stru lo struzzo è più furbo di sta capra. Potreste fare una zona dove le persone entrano nei recinti. L'ho fatta. Eccola qua. L'ho fatta con le tartarughe. Eccola qua. Da qua, ragazzi, tutti i nostri visitatori possono entrare, correre. E hanno le tartarughe. Possono vedere quale tartarughe. Eh no, eh signori, io non so che problemi abbiano gli animali. In tutto ciò, fatemi andare avanti un po' col tempo perché devo capire... Cosa sta per succedere? Eccolo qua. Ogni volta che mi nasce il rinoceronte, ragazzi, dobbiamo stare attenti perché è ferito. Ayush. Krisha. È la femmina. E lui? Eh no. Allora devo fare così. Devo dare per forza la bambina. Guardate quante fogliette. E lui devo chiamare il veterinario. Bisogna stare attenti. Vi prego, vi prego, vi prego, vi prego, vi prego, vi prego. Datemi soldi. Datemi dei soldi, signori, che vi costa. E eh, a sto punto, ragazzi, ripeto, io tutto quello che potevo fare, tra virgolette, l'ho fatto. Contate che dovremmo spendere una sfracca. Perché dobbiamo mettere l'illuminazione, altri negozi, altre zone belle. Tanto che io qua, io volevo anche spostare i leoni. E così tolgo questo perché ragazzi, non so se avete visto, ma guardate quanto è storto rispetto a tutto, è tutto storto, tutta questa zona è da rifare completamente. Quindi pensavo di mettere qua i leoni, qua i rinoceronti, quindi spostare questi due habitat e qua magari fare una bella montagna con le specie innevate. Vediamo, vediamo. Intanto chiamiamo il custode che male non fa. Però ragazzi, eh quello che mi trigera un po', guardate un po', ho anche il panda, eh. Ho due panda, eh, bello lui e anche Genji che però ci sta per lasciare Genji. Ragazzi, i panda non fanno effetto a nessuno cioè il panda che dovrebbe essere una delle attrazioni più importanti non se la calcola nessuno di pezza. Quindi devo cercare di convogliare la gente o tutta qua in modo tale che faccia un altro giro e mi guardi anche i panda, perché secondo me tutta la gente viene dispersa in questa zona. Sì, sì, Mercedes, abbiamo tre cabine. Le ho dato il mio nome al panda. Non so se si può rinominare in realtà il panda, sai? Credo di no. Credo di no, non si possono rinominare gli animali. Non credo. Non credo. Buonasera, salve salve. Qua dobbiamo sì fare in modo che la gente venga più da queste parti. In modo tale che usi di più questi e guadagno. E anche il panda. Per spostare la gente. -ra ta -ta -tan, ta -tan. Ecco. Cosa ho fatto? Ecco perché i leoni non si ricalcolava nessuno. Ecco perché sto perdendo dei soldi. Eh, sì, però ragazzi, il discorso è quello: è che io non mettendo la gente che viene dai leoni, ovviamente, la gente non spendeva. Eh, perché mi sono messo a modificare le cose. Ok, ok, ragazzi. Allora, lasciamolo andare un po' il gioco. Se si possono rinominare, allora aspetta, mamma. Eh, però la femmina sta è più lì che là, eh. È vecchietta la femmina. E non so neanche se si accoppieranno. Lui sta bene. Mi servirebbe una panda femmina nuova. <ride> Mi servirebbe una panda, sembro in concessionaria. Ma salve, salve, salve. Sacano cioè, così sembra davvero che sto in concessionaria. Fermi tutti belli Lemuri. Eh, no. Devo aspettare che arrivi un panda femmina. Facciamo così, facciamo una ricerca per specie. Facciamo p -p -p panda gigante. E aspettiamo che arrivi. Nel caso lo compriamo con le foglie. Così siamo tranquilli. Eccolo qua. Mentre, fatemi vedere le tartarughe che mi stanno diventando. a sete. Ah, ma perché qua. chiama il custode dell'habitat. Fatemi vedere le tartarughe che stanno diventando mature. Dove sono le tartarughe mature? Uh, giovane. Giovane. Guardate quante sono. Poi adesso in realtà è diventata matura, Arturo. Ah, ok. Uh. Effettivamente. Ok, io spero non comincino a filiare le tartarughe. Oddio mio, i soldi. I soldi, signori. Siamo messi malissimo. Tanto il cammello ha bisogno, sinceramente, di una pulitina, se posso. Perché. Chiama il custode, perché effettivamente... Però il cammello sta bene, eh. Secondo me il cammello sta bene. Stanno tutti bene, ragazzi. Sto solo perdendo soldi inutilmente come il mio solito. Spero che quando arriveranno i cuccioli, cominceremo anche ad avere un po' di bimbini. Porca miseria, la giraffa. Quanto corre, la zebra ma è incinta. Maggio. Eh, ragazzi, quest'anno signori. Avremo tanti cuccioli. Stanno per nascere i cuccioli. Ok. Ciao intanto ragazzi, benvenuti! Bella lì! Forza, datemi i cuccioli che la gente deve spendere. Vi prego, vi prego. No, dai, 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 dai. Non voglio assolutamente di nuovo chiedere prestiti o altro, eh. Assolutamente no. Non lo so perché sono in perdita. Credo sia per il cibo, per gli stipendi della gente. Intanto assistiamo al parto della gazzellina. Dove sono le gazzellette? Ecco! Ma è, dai! Ma è sponata così! Bella! Amena! Che ha l'ambiente che non ti piace? La pulizia la stanno facendo. No, no, la stanno facendo. Ok, ok, no, sta bene nell'habitat. Eh sì! Cuccioli da tutte le parti. La capra vuole farla finita. Mandisa. La giraffa corre, ok. Voglio vedere la zebra. Anche la zebretta, ragazzi. Eh sì. Guardate gli struzzelli. E anche gli new, ragazzi. Dicembre. Ok, stanno per nascere gli ignù. E eh, però sì, effettivamente. Eh. Pensavo mi dessero un po' più di dindini. Non so cos'è che butta via la gente, eh. Fatemi vedere un po', magari lo stato degli animali, fatemi vedere un po' quanti animali ho, magari c'è qualcuno da togliere. Allora, ah, Michele Onorata va bene, questi stanno bene. Stanno per nascere i lupi. Qua di leoni, ragazzi, ne abbiamo pochi, per fortuna. Eh, le tartarughe sono 80.000. Ma vediamo un po' il rapporto dell'ispettrice che dice... Strutture didattiche poche. Però la pulizia è buona. Cioè, in realtà dovremmo avere una ottima. Ciao Valeria. Un'ottima reputazione, eh. Eh, vabbè. Fermi. Che noioso gioco. E eh, mettila qua. Fatemi vedere un po'. Ancora peggio. Eh, qua non dovrebbe toccarli. però fatemi vedere se riesce. Sì, perfetto. Ok. Prova ad andare sulle finanze. Esatto, voglio vedere cos'è che mi sta facendo perdere. Dindini: tasse. Spese. Stipendi dello staff e il cibo degli animali. Ma lo stipendio dello staff, ragazzi, perché io li ho tutti iper schillati? Quindi quello sta iniziando a essere un problema. Beh, intanto siamo di nuovo in crescita. Un milione Speriamo vada avanti così. Intanto in teoria quello si ha una volta al mese. Quindi poi in realtà adesso dovrebbe risalire. Questo funziona, ragazzi. Se non ricordo male, costa 5 euro il giro. Fatemi vedere un po'. No, via test. Non l'ho messo gratis, giusto? No, in teoria no. Li paghi troppo. Eh sì, ragazzi, però come faccio io? Ah, posso cambiare lo stipè? 3.000 euro. No, vabbè. Non mi interessa. 3000 inservienti poveri vanno bene. I custodi 3000, no ragazzi, facciamo 2700. Eh, signori, poi ora si arrabbiano. Eh. Ecco, eh, cominciamo a per carità se lo meritano, eh ragazzi, però io ho fatto il trino, ma non ci va nessuno. Perché? Perché devi stare attenta a dove lo posizioni. Perché devi attirare un po' di gente. Ma loro non. Eh. Oh, l'oro costano un po'. Ciao. Ok, vediamo se così un po' ci ripigliamo. Accorto di denaro come al solito. Fatemi vedere qua. Eh, dai! Qualcuno sta arrivando dal panda, eh? Per fortuna. Meno male. Qualcuno arriva, arriva. Si è venduto dello Stato. Cosa? Dicembre. Ok, fra un po' arriva tutto. Ecco per dire adesso stiamo riguadagnando un po'. Ma non ci vuole niente, in realtà, a, a perdere di nuovo i soldi. Si sta per accoppiare lo struzzo. Bravo Struzzo. Uh, guardateli che carini. Tutti nello stesso habitat a dormire qua. Perfetto. Sei incinta, Struzzo? No. Non è andato a buon fine. Io ho messo un sacco di mostre, ma in realtà anche quelle metteremo. Eh? Ecco, adesso sembra si sia un po' sbloccata la situazione. Eh, guardate che stiamo riperdendo tutto all'improvviso. Fu, fermi! Eccolo, New! Che carino! Ciao Flavia, stiamo vedendo lo zoo che stiamo portando in live. Oggi lo vediamo qua su YouTube per farvi vedere a che punto stiamo. Intanto c'è la zebra che dà delle craniate al pilastro. Ma quanti animali hai adesso in questo zoo? Ne ho, tanti. ne ho tanti, eh. Guardate un po'. No, esatto, non metto più nulla, faccio salire il budget di un bel po'. Prima di... Ok, di nuovo il rinoceronte. <ride> sì, no, zoom. Esatto. Eh, perché loro ti conoscono perché io ti chiamo mamma, Box eh, Nojum. Quindi quando vedono Peppo, non, eh, non sanno che sei sempre te. Qua intanto la zebra adulta. Vogliamo parlare delle tartarughe che figliano i cuccioli che non crescono mai. Ma Rosa, ma Rosa, ma ve l'ho detto. Io spero non facciano più cuccioli. Ho dovuto togliere i grandi di tartaruga. Che ragazzi, ne ho 80.000 di tartarughe. Che sono bellissime, guardate quanto sono belle. Però sono troppe. Vedi il benessere, aggiusta quello. Eh, dovrei vedere il benessere generale della gente. Bisogni dei visitatori. Porca miseria, all'interno del mio cervello. Che ha la gente? Didattica, sete, e toal. No, no, non lo accetto. C'è un bagno, due bagni. Tre bagni Quattro bagni Ragazzi, ho messo più cessi qua che in tre anni su The Sims 4 Ragazzi, non l'accetto, E Eh no, mi dispiace No, guardate di nuovo i soldi Vi prego Peggio di The Sims E eh no, qua, no, qua Si sta accoppiando la giraffa No, ragazzi, allora Voi dovete darmi i dindini, però e eh no, qua va tutto bene nel mondo. Però ragazzi, se non mi date dindini, io qua non fatturo. No, signori. Eh... Ah, intanto mettiamo le cose in ordine. Vai qua. Fatemi vedere se, eh, per, per dire, questo che non c'entra niente qua. Ma mettiamolo qua, ragazzi. Che magari l'invoglia. Li ok. Ma lo spiazzo così grande. Mi piaceva l'idea che la gente, vedete, potesse andare un po' a giro. È molto bello visivamente, secondo me. Dà il senso di spazio aperto. Qua intanto i leoni, che sono l'attrattiva migliore dello zoo, qua mi hanno spaccato tutto. Maledetti. Ok. È bellissimo, sì, però è un guaio. Metti un sacco di macchinette self. Anche. Anche, eh, 2000. 2000, eh. fatemi vedere un po'. Qua abbiamo i cuccioletti. La gente vuole vedere i cuccioletti? No, che col consanguigno? No, fermi. Allora, eh. devo buttare via Genji, che è più anziana. Fatemi vedere se qua. E eh certo, figurati. Figurati se c'era. Eh, Genji, mi dispiace, ma io ti libero in natura e aspettiamo. 32 purtroppo. Dobbiamo trovare una compagna per lui. È molto bello il gioco. Il problema, ragazzi, è che, è... ripeto, dobbiamo alzare un po' le finanze. E qui è un problema. Cioè, guardate quanto è volubile. Eppure, ragazzi, ci sono 2000 persone, cioè, capite? È lì il discorso, oh, ragazzi. Ma gli animali Eh no, ma no. Fidati per la genetica, non è il massimo, eh. Li posso anche vendere per soldi, sì, assolutamente sì. Solo che eviterei. Solo che qua, ragazzi. Oh sono nati i cuccioli di zebra. Fatemi vedere uno? Solo uno? Rashid, solo uno che carino però. Eh sì, prova ad aumentare i prezzi dei cibi. Facciamo così. Allora, prezzi 9, il palloncino rosso 15, 15, 15. 15 15 20 35, 50, ma colgate, 80, ragazzi. Sincronizza i prezzi per tutti i negozi. Ok. E vediamo un po' se così funziona. E eh no, perché altrimenti fate bene, fratelli, signori. Va bene tutto, però, clienti insoddisfatti. Andrò da un'altra parte. Ah, che teneri! 10, 10, 10, 10. Profitto per unità venduta. Mettilo in tutti i negozi. Ok. Poi... Fatemi vedere questo. Eh, no. Qua ci mettiamo 17 che porta bene. E qua invece 12. E mettiamo tutti così. Vediamo un po' se così, ragazzi, la situazione cambia. Io continuo a pensare che devi sottopagare, 600 euro sono già troppi per i dipendenti. I mani sono tutti a pagamento, sì, 2 dollari per farla pipì ragazzi. Proprio pepem. Eh ragazzi, 2 dollari. Vediamo un po' se così. Eh no, ma guardate quanto siamo sotto però. Vediamo un po' se andiamo troppo sotto. Hi. Ci dovrebbe, sapete che non so, ci dovrebbe essere però per me eh? Sei un ladro No ragazzi, che ladro Eh, oh, un po' di dindini Si sta per accoppiare con un consanguigno No, no, che sono consangu... no, niente Catalina, Arturo Arturo, mi dispiace. Però, Arturo. Ciao. Liberiamo in natura Arturo, che so che ci segue. Tanto ne abbiamo 80.000 di tartarughe, ragazzi, eh. No, no. Che cacchio, Arturo. Niente. Eh, signori, eh, no. Non lo accetto. Fatemi vedere se trovo il panda. Eccola, Shiodan. Fertilità, questo è messo peggio. Immunità 17. Ok, questo però io lo metterei sinceramente prima in quarantena perché l'immunità non mi fa impazzire. Proviamo a far così. E speriamo che il panda cominci ad attirare la gente. Anche perché ragazzi, ripeto... Eh, qua è gigante. Tenere pulito quest'habitat non è facile, eh. Però adesso richiamiamo l'inserviente. Dove sta l'entrata? Ok. Inservientello. Chi un custode, grazie. I bancomat, sì, li ho messi. Ah, dite di tassare anche che... Eh, li ho messi qua, ragazzi. Cioè... E intanto... Morai Place, sei iscritto. Benvenuto nella nostra community. Puoi mettere il prezzo per prelevare. Ma non ho parole. E le macchinette. Ci avete ragione. Fermi, ragazzi. Perché io so troppo buono con la gente. 3 euro. Ah, oh, a chi? Taco Deluxe. 9 euro. E mettiamo tutti sincronizzati. No, ragazzi, vi devo... Pagare anche l'aria che respirate qua dentro, 3 euro. No, 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 no. 8 euro, 8 euro, 8 euro e 8 euro. E certo, ma voglio vedere. Se vi cambia l'umore ladruncolo. Io non verrei mai nello zoo a vergogna. Ma non è vero, signori, su, via, i servizi si pagano. Eh. Ok, ora, come vedete, siamo a 5700 e tutto va. Credo bene al momento. C'è cioè, la giraffa che corre. Quarantena pronta ad uscire. Ed eccola qua. Sposta. Adesso vediamo se lo posso rinominare. Eccoci qua. Sta arrivando il panda nuovo. Deluxe dovrebbe stare di più. Sì, lo so ragazzi, però... È giusto per darci un tono. Che poi la gente pensa davvero che sono un ladro. Su via. Anomalie. Certo. Anzi, <ride> Eh Ecco qua il panda! Bella lei. Fermi. Mo', come lo rinomino il panda? Intanto lo vediamo. È bellissima. La giraffa fa il... Sì, sì, assolutamente. Come faccio io qui a rinominare Shaoling? Genetica, femmina, confronta il partner. Eh, vediamo un po' cosa succede. 48%, eh. Eh, fertilità della specie bassa. Ecco perché non si rifrega frega nessuno. Perché sono... <ride> Striscia sopra. Ah! Come la chiamiamo? Fermi, avete ragione. Fermi, come lo chiamiamo? Ragazzi, nomi per il panda. Non lo chiamo Nojum. Però sappiate, Nojum è dedicato a te, ma non lo chiamerò Nojum. Sappiate. Pandarmato. Panda... Non lo posso scrivere, Barbara. Non posso. Come in Mulan. Fufola. Perché no? Vai. Vai fuffola, ci sto ragazzi. Non posso. Non posso. Lasciamo fuffolina, dai, su via. Vai che fuffola si accoppia Fuffola con chi sa Fer, come lo chiamiamo il maschio? Dove sta il maschio in tutto ciò? Se ne è fatto una gran ragione il maschio. È nascosto. Qua intanto notare che per i cammelli ho fatto una pozzangra, praticamente notare l'altezza del, del lago dei cammelli perché non mi fregano due volte. Fiat. Gianfranca Alberta. Cosa sto leggendo? Tanto qua io andrei anche un po' più avanti col tempo, visto che non ci sono degli avvisi di sorta. Stello. Todoroki per il maschio. Eh, sarebbe bello, effettivamente, invece che rosso e bianco. Chiamalo Tangiro! Effettivamente. Oddio, Tangiro però col panda non ha niente a che fare. Nezuko, probabilmente. Neanche. Però. Vediamo. Non capisce la genialità di quel nome. Non che la capisco. Solo che devo stare family friendly, signori. E eh, che l'è? Aldo. Mi sembra giusto. Ma che? Il cobra non è un serpente. Come cacchio? Ragazzi, salutiamo Maurizio Costanzo che so che non potrebbe mai stare in questa posizione. Però come dorme sta giraffa? Gennaio? Uh, fermi! A dicembre dovevano nascere delle cose... Che son nati? Ah, la gazzellina è nata. Le zebre sono nate. Sono nati tutti? Quanto è brutto! È nato lo struzzo. Che brutto. Sì, sì, ho alcune mostre, ragazzi, ho anche alcune mostre. Quanti struzzi? Dio, quanti struzzi mi sono nati, signori? Fermi tutti. Quanti struzzi abbiamo? Uno e due. Ok, ok, ok. Perfetto. Sono nati tanti struzzi. Ok. Aspettiamo il parto della giraffa che sta per avvenire, ma oltre a quello... Esatto. A sto punto, ragazzi, punterei un po' sulle altre mostre. Qua ne ho due vuote. Proviamo a far così, ragazzi. Cosa attira tanto i visitatori? L'iguana? Eh, l'iguana attira. Il mostro del Gila ce l'abbiamo già. La vipera della morte ce l'abbiamo già. io metterei le iguane. L Iguana delle piccole antille. Eh, c'è solo la femmina. No. Ok. 56. E anche lei. 56. Vai, ci sto. Le mettiamo qua le anguille. Perfetto. anche qua invia lo zoo. Perfetto. Oh, ragazzi. E questi, però, non mi hanno fatto spendere i dindini. Ma ci faranno guadagnare. Perché io intanto devo capire. La temperatura. La vuole circa 30 gradi secondo me possono bastare. L'umidità, invece, deve essere bella bella tosta. Vediamo un po', anzi, facciamo così. Così dovrebbe anche andare bene. E a questo punto, ragazzi, andiamo a fare le ricerche. Ecco cosa mi sono scordato di fare. Uno Fermi. Vado a fare quella dell'anguilla. Eh, ragazzi, non stavo usando. Devo fare tutte le ricerche. Perfetto. E in teoria così dovrebbero andare bene le iguane, eh? Basta non spendere soldi ma utilizzare le fogliozze. E dire, ai ragazzi, che siamo messi bene. Vai qua, cerchiamo qualcosa che mi dia tanti dindini. Il Boa Constrictor. Questo è buono. Maschietto. Femminuccia. Di Boa. No. Fatemi vedere. Eh beh, per 270 li compro. Però non è fertile. Quindi no, preferisco mettere il boa. Lo mettiamo qua. E poi nel caso ricordiamoci di prendere una boiata. La... La... La signora boa di salvataggio. Eccoci qua. Mentre la temperatura va benissimo. Eh no, la temperatura 85. No, no, vai, 52%. Ok, dovrebbero andare bene. Qua ci mettiamo il cartellozzo. Qua ci mettiamo il cartellozzo. E anche qua, ragazzi, speriamo che questi due nuovi animali attirino un po' di gente. Basta usare le foglie e non fare altro. Questa era l'iguana, sì. Entità dovrebbero attirare un po' di gente. Il benessere. Gravi problemi di benessere, eh. Lo so, devo fare le ricerche. Vieni dalla Birmania, vero? Eh sì. Però qua non c'è un Dudley da buttare qua dentro, ragazzi. Ma ce la faremo, ce la faremo. Qua invece ci sono tutte e due. E qua si potrebbero anche accoppiare. Ora aspettiamo delle... per fare le ricerche. Mentre qua devo aggiornare la lista e aspettare una femminuccia. E intanto abbiamo 16.000, ragazzi. Ci stiamo. Più o meno riprendendo, e non voglio mettere altri animali, ve l'ho detto. Non voglio spendere altri soldi Fin quando non arriviamo almeno a 100.000 a sto punto. Non voglio fare altro. Fatemi vedere, però. Chi mancava? Ah, la giraffa deve partorirmi. Gennaio dell'anno 39: E eh, porca miseria! Come puoi andare sulle foglie? Vi prego, Mandisa, che sta anche per schiattare. La gazzella di Thompson, ma ha fatto i fili, sì. Mandisa, senti amica mia. Mandisa, ciao Ivi. Mi lagga troppo. La recupero poi. Ma ora mi stai deludendo? Non sento la freddura da ben 10 minuti. No, ragazzi, fermi. Mandisa, col cavolo. Gesuisa la chiamerei. Perché sta sulle acque. Perfetto. Mi piace. Gesuisa, la nostra antilope da compagnia. Eh, sì, è qua con noi. L'animale ha sete. L'animale ha sete? Ah, come crotalo! Scusate, sto crotalo. Come può avere sete? Nutrimento. Acqua. Chiama il custode. Ma, ragazzi, in realtà il suo habitat è uno dei migliori. Cioè, guardate, eh. ho messo tutto. Qua ho messo tutto. Ma ha fatto un salto. Chi? Sì. È andata via. Eccola. Ciao. Ci sta come nome. I serpenti bevono. A quanto pare... Guardala. Guardala. Sì, sì, guardala qua. Vai, vai, Gesuisa. Sei tutti noi. Niente. Gesuita... Bella, va la giraffa, quanto è bella, però. Notare che stiamo riperdendo i soldi, eh. E non ho fatto nulla, ragazzi. Cioè, il bello è quello, che non faccio niente per perderli. Sono arrivati dei manifestanti in mocchi. In protesta per Luis, Luis, dove sta? Che ha? Mostra il 2%, disposizione e ditelo subito. Per il boa, eh? L'umidità lo 0%. Oh, cacchio. Eh, ci avete ragione. Prova. Ok, ora sta bene. Eh ragazzi non capivo i manifestanti da dove. Perfetto. Oh. Sta per diventare maturo. Baba Fermi. Baba Fermi. <ride> Baba Fermi. È un maschietto. Se è maschietto sono rogne. Eh sì, sono rogne perché poi si mette a combattere con l'altro, eh. Sono nati cuccioli di onorata. Un'onorata carriera sta ragazza. Fermi tutti, uh, bene. In... Wow, in un'ora è tanta roba. Allora, onorata, cara mia, togliamoli, 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 togliamoli. No, onorata non si tocca, eh. Ma c'ha una figlia di nome Onorata. Onorata 2,0, signori. Ma che onore, due volte. Sono i figli di un'orata. No, no. Sono figli di onorata. <ride> Scusate. Può essere anche. Eh, insomma, si prendono tutti a pesci in faccia, ma... Va ben così. Grazie. Oh. Eh, mo potete manifestare quanto volete. Ho risolto tutto, signori. Cioè, guardate le masse di persone che vengono qua... Oh, nessuno sgancia. Ah, è sganciate un po'. Bravi loro. Ma che nome è? È onorata. Ciao, Vittoria. Eh, lo so che sta per diventare maturo. Adesso poi iniziano a combattere. Oh. Senza pensieri. La tua vita sarà chi? Ragazzi. Non ho un tronco dove farlo diventare maturo. Sto leone. Cavolo, mi dispiace. Uh, che stanno facendo. Bravi, liguana, bravi in teoria dovrebbero far molto in fretta perché sono stra Dobbiamo stare attenti al leone. Appena mi diventa grande perché poi va a combattere con suo zio. Poi gli resta una cicatrice nell'occhio. Guarda, guarda lo zio, guarda, guarda. Mazi moglio piccolo Simba, eh, lui è il capo branco. Quindi dobbiamo tenere sempre un maschio. Io sinceramente terrei lui Che adesso è adulto Ed è più giovane Di lui Secondo me ha senso Che dite? E ma Ziboto sta roba qua Lo L'odiamo Guardate quante foglie Danno i leoni ragazzi Non ve lo dico neanche Ma si può rimuovere il recinto Per far mangiare tutti dai leoni Sì ma ovviamente Non lo farò però sì, volendo si può fare, si può fare. No, che panda gigante qualsiasi specie. Mo' vediamo cosa offre. Uh, i facocerini. E però devo spendere soldi. È vero che adesso stiamo andando avanti, eh, con le finanze. Ma io ce l'ho messo tirchio. E poi, non voglio esagerare con tutti gli animali. Ci mettiamo i facoceri, ragazzi. Abbiamo Longevità, Fertilità. Fatemi vedere i facoceri che abbiamo. La femmina. La femmina. Immunità. Vabbè, non importa. La longevità è un po' più lì che là. Questa potrebbe andar bene. La metto in quarantena. Dai, non costano troppo. Mentre lui. Un facocero. Uh, lui è perfetto. Eh, lui ti invio subito allo zoo. Mentre l'altra, tua moglie, la signora facocera. La metterei Ho lasciato il lupo qua Ho lasciato il lupo incinta qua Fermi Lei invece me la metto in quarantena ragazzi Perché sinceramente ho visto che poteva, potrebbe Avere delle malattie Quindi fai così Sì ma il lupo in tutto ciò Perché c'è un lupo <ride> E invialo zoo Eh perché era incinta! E c'è lui che sta per schiattare. E basta. Tanto l'antilope sta per diventare già matura, ragazzi. Beh, no, dai, dai. Non ho speso troppo per i maialozzi. Però, fatemi capire quanti lupi abbiamo. Perché i lupi sono importanti. Uh, gli struzzi. Fermi. Fatemi capire una robetta. Quanti lupi abbiamo? Abbiamo solo loro due, ma lei sta per avere figli. Ok, perfetto. Quindi possiamo rintrodurla in natura. Uh, fatemi capire qua... Se qui posso migliorare l'habitat. Credo di sì. Eccoli qua. Uno, due, tre. Mentre il boa, no. È arrivato un nuovo anima... Salem. Il facocelo si chiama Salem. Ma non è tipo la tizia di quella telenovela nuova, stramba, che sta andando in questo periodo? Che lei si chiama Salem. È <ride> la scrofa. Cioè, nel senso, signori, sbaglio? Sì, Valeria, ho una monorotaia che percorre tutto il nostro zoo, che è ancora vuoto. Sbaglio, signori? Stanno per nascere i cuccioli di rinoceronte. Non è quella nuova... non so neanche come si chiama. Eh, la nuova serie che sta andando di moda adesso. Che c'è lei che si chiama Salem. <ride> Perché è un fagocero che si chiama come lei? No, no, quella è Salem. Ed è il gatto di Sabrina. E siamo d'accordo. No, no, Salem, proprio. Ma sì, ma la fanno a Canale 5, ragazzi. Io non guardo la TV, eh. Però Z ci siamo capiti. Che animale è morto? No! Ayayush! No, Ayayush! Pore porello. Non è morto Ayayush? Eh, non so come si chiama la serie, ragazzi. Eh, c'è lei che si chiama Salem. <ride> come il mio maiale. Ma mai Yushu. così un bravo ragazzo. No, scusate, però adesso scherzi a parte. Quarantena, pronta ad uscire, Ayobumi? Porca miseria, che nome. Mettiamo anche il maialozzo. Eh, fermi tutti, però. Scusa, no, fatemi capire una roba. Se Ayakoso è morto, eh, lui è morto. E lei, però, dovrebbe essere incinta. Quindi la progenie dei rinoceronti è salva Fatemi capire Non stanno i rinoceronti Sì, in realtà ho fatto una cosa molto brutta Cioè li ho messi proprio per i fatti loro i rinoceronti Infatti nessuno li calcola di striscio Ragazzi dobbiamo spostare assolutamente l'habitat dei rinoceronti Parto imminente, esatto, esatto è Incinta la è perfetto La rinascente, <ride> la rinocerontessa, esatto L'animale è morto, adesso chiamiamo il veterinario. Fatemi vedere i maialozzi qua. Dove stanno i maialozzi? Dovrebbero anche muoversi qua a giro. Sono piccolini. Eccolo. Salem, eccola. Piante. La copertura di piante non sono adatte a questo animale. Pulizia. Beh, per la pulizia ti chiamo il custode. Per le piante te le fai bastare. Signori, eh, che, è, che è sta, sta roba. Eh. Oddio, Sale. Ma perché in un habitat hai più animali di diverse specie? Perché ci sono delle specie, Barbara, che possono convivere nello stesso habitat. Queste possono convivere tutte insieme e, tra virgolette, è meglio perché in realtà possono avere... Timone e Pumba, esatto, possono avere un unico habitat ed è più facile. Ne gestisci di più. La gente, ovviamente, è più contenta, come vedete. Oh, uh, datemi dindini, bravi. Io sono di nuovo a 12.000 comunque, eh? cioè non va bene. Amena. Eh, amena. Ok, quella che canta con Rocco Ant, sta diventando matura. La ricerca veterinaria, fatemi vedere. Uh, ok, mi stanno migliorando tantissimo le iguane. Perché poi anche il boal? Dobbiamo migliorare, ragazzi. Ci fosse uno. Che fosse venuto a vedere sto animale, Ragazzi Niente Cioè non li calcola nessuno sti animali E eh, vabbè Niente eh. Proprio nulla Zero di zero Nada Ciao Ciao intanto In realtà quello lo vedrete su Youtube Su Youtube vedrete i macacchi Ve lo dico già, piccolo spoilerino. Nelen! Eh, dovrebbe fare i cuccioli, perfetto. E sono nati i cuccioli del rinoceronte, spero un maschio. No, una femmina. Eh, vabbè, fa niente. Qua intanto i lupacchiotti. Eccoli qua, perfetto. Ci sono. E qua, signori, però sembrava tutto bello, 17.000. Cioè, io davvero non capisco. Sì, no, li vedrete nella serie di Let's Play Questo che state vedendo, ragazzi, è quello che vedrete Giustamente uh, Nel sito viola Sì, ma fuffola Fuffola Ti devi accoppiare Eh, sta diventando maturo 13.000 Ragazzi, non, non riesco a fare il grip Qualitativo Dei soldi E guardate che oggi ci siamo impegnati, eh, cioè Davvero, abbiamo praticamente fatto di tutto. Cioè, abbiamo fatto di tutto oggi. Abbiamo aumentato il costo dei bagni, di tutto, eppure non riusciamo a fare proprio tanti dindini. Poi intanto lo New continua a ricercarlo. Bravi. Oh, brava fuffola. Vabbè, adesso ragazzi, anche meno, cioè nel senso. Non fateci vedere ste cose, sporcaccioni di due panda. Ma più con accoppiamento sembra. Non lo posso dire. E grazie che non è rimasta incinta, amico mio. Cioè, vabbè. Niente. Dicevamo, ma cartelli con le mappe dello zoo? Li ho, ragazzi. Oddio, le mappe dello zoo. Tra virgolette, non le ho messe. No, davvero. Eh, vedete, ora sono di nuovo a 17.000. Ora prova a non toccare nulla e vediamo un po' cosa succede. Oggi forse compro un planet zoo. Alessia, se lo vuoi trovare scontato, ti ricordo che trovi il link da Instant Gaming. Se lo vuoi acquistare. Oh, Liguana. Fermi, Liguana mio, che lo devo migliorare. Fermi. È esatto, così almeno sta bene. Bravi. Eh, notavo, Martina, che aumenta pian piano, ma nel mio caso è troppo. Cioè, sto robo è aperto da... 40 anni praticamente. A proposito, nell'anno 40, la giraffa? Doveva farmi il giraffino? Eh, dovrebbe farlo. Ok, gennaio 2040. No, 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 no. Che vuol dire? No, no, tu non ti accoppi con nessuno. Ti accoppo io. Non ditemi che è già incinta, ragazzi. Sono arrivato tardi. E quindi, sì, nell'anno 40 dello Zoo, vedete che qua sotto segna anno 39. Oh, onorata, per fortuna si dà da fare, per fortuna che esiste, onorata. Perché la temperatura è stramba? Ma ditelo subito. Oh, ora che anche la temperatura meglio sta qua, continua a sfornare tanta roba. Ok, uh, andiamo su animali. Fatemi vedere Margherita. Margherita, ragazzi, è la figlia che si ubriaca, di Onorata. Poi c'è Blanca, poi c'è Abril. E basta, ne hanno fatto solo tre, per fortuna. Bravi a papà. Qua ovviamente è nato in cattività C'è cioè solo Yatis E effettivamente dovrei comprare un altro mostro di Ghila. Femmina E lo devo cercare giustamente con le fogliazze Però Perché altrimenti è un problema Femmina Quindi abbiamo detto Eccolo qua Femmina No no io non voglio spendere dai ragazzi, non voglio spendere, però questo mi permetterà di... Eh, dai, vai. Invia lo zoo. Vai, vai dal tuo fratellino. Dove sta il mostro di coso? Qua. Eccolo. No. No. Destinazione non valida. Fermi. Ah, eccolo. No, eh, fermi tutti Eh, dove sta il mostro di gila? Si è arrivato a 23.000 Eh, lo so ragazzi, ma sono pochissimi Sappiatelo, eh Vipera della morte Perché io ragazzi li ho spostati io Ora non so dove li ho messi 100 piede Questo va bene Qua c'è il boa, c'è il robetto. Non li ho lasciati qua, vero? No, questi sono vuoti, ragazzi. Vuoto? Ma ecco dove sta. Ma vi prego. Vai, yetis. Oh. Lo mettiamo in una zona nuova. Perfetto. Poi, anche qua, ragazzi. Giustamente. In via lo zoo mettiamo qua. Ora. È eh, così almeno sono più visibili, ragazzi. Ciao, Davide. Allora. Umidità. Un po' di più. Temperatura. Un po' di più. Vediamo se questo basta. Poi, ovviamente, qua ci mettiamo tutto per farli star bene. Vediamo un attimo No, ne vuole un po' di più Ok Ok, ok Eh Uh eh, ho dimenticato di chiamare il veterinario Eh, scusate Mi sono dimenticato di spostare il rinocerontello eh signori, mi è capitato, scusate. Eh... Ok. Va bene, gli struzzi vanno ancora meglio, perfetto. Bella lì le giraffe. Eccoli qua. Fatemi fare, ok. Ragazzi, è arrivato il momento. Siamo all'anno 40 dello zoo. La Wanna. La Wanna, ragazzi, mi sta per partorire la Wanna. Fatemi vedere un po'. E Gino quaglia è ancora vivo. Il problema è che è povero, ragazzi. Gino Laquaglia, perché come vedete, eh, non riesce a mettere giù due soldini non viene neanche più nessuno a fare il giro. Beh, fammi vedere la giraffotta. Cosa ho visto? Una capra laggiù. Eh sì, ci mette un bel po' a partorire, vero? vero? Ok, eccolo! Nati cuccioli. Credo sia uno. Titillaio. No ragazzi, i ristoranti non ci sono. Ci sono i negozi di cibo, ma i ristoranti no. Ti spiego, Barbara. Io in pratica cosa ho fatto? Aiuto. Cosa ho fatto, Barbara? Sono andato sulla zebra e ho detto, va bene, voglio mettere le zebre e le giraffe. Io di solito... Sapevo no? che le giraffe e le zebre possono convivere perché. Se ho detto, voglio vedere: dotazioni tra specie. Se tu vai qua, ti dice che la zebra può convivere e ha anche dei benefici. Se convive con l'antilope nera, e l'abbiamo. Il facoccio, lo li abbiamo messi. La gazzella di, di Thompson, l'ho messa. Lo struzzo, l'ho messo. Lo l'ho messo. E la giraffa. Mi manca lui e. Il... E basta, e il bufalo. Però non li mettiamo. Però, comunque, in pratica, qua ti dice quale eh, specie può convivere con altre. Vedi? Per dire, il drago di Comodo non può vivere con nessuno. Il crotalo non può vivere con nessuno. Giustamente, il, il cammello non può vivere con nessuno. Il bonobo, neanche. Il bongo, neanche. Tutti gli animali hanno, eh, per dire, l'elefante indiano con nessuno. Il ghepardo, men che meno. Il gorilla neanche, l'ippopotamo neanche, il lemure può convivere col Vari Rosso. Il lemuri e il Vari Rosso possono convivere insieme, per dire. Io ho quella Deluxe, Valeria, però non ho ancora i DLC, non li ho comprati di proposito perché voglio prima finire il gioco base e poi pian piano aggiungere tutti i DLC e vederli pian piano con voi. Qua intanto, eh, questi sono tutti consanguinei. Mi daranno problemi. Potrebbero avere delle malattie. Vediamo un po'. Ciao, Federico. Il cerchio della vita. Ma davvero c'è l'achievement che si chiama il cerchio della vita? Kenzira aggiunge tre animali la deluxe Sta per avere dei cuccioli. Ok. Ah no, ma Salem è il maschio. Ok. Eh il drago di Comodo è tanta roba, mi piace molto. La ricerca, perfetto. Bravi, bravi, completatemi tutte le ricerche, cari miei veterinari, che sono importanti. E come vedete, il fatto che abbiamo messo più specie è tanta roba, perché loro convivono e stanno tutti bene. Cioè, avere più specie insieme fa in modo che stiano bene gli animali. Ma sono tutti ingravidati. No, che c'entra? Se si accoppiano tra consanguiniti Nascono un cuccioli con statistiche sempre più basse Iniziando dalla fertilità Esatto, esatto ragazzi Per quello bisogna evitare Sì, 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 assolutamente Perché la genetica va un po' a perdersi Però come vedete oh, Guardatelo Che gioca Tare l'ognun quanto è cattivo Eh sì lo struzzo Ok, ti prego. Oddio, lo, loro hanno già avuto dei cuccioli. Eh, dobbiamo stare attenti anche con le specie, eh, di nuovo. Ok, lei sapevo che stava per morire, povera, Nelen. Lo struzzo ovviamente di nuovo incinta e eh, vabbè. <coughs> Però scusatemi la cosa buona è che abbiamo una nuova progenie. Cioè abbiamo Zoffany, che è una femminuccia. E se non ricordo male, lui non è il padre. Però anche lui sta per morire. Eh, dobbiamo capire. Qua intanto devo aspettare il veterinario, eh. Anzi, lo chiamo già, così almeno mi toglie tutto. Chiama veterinario. E la ricerca, vediamo un po'. Ma sono fatti da Dio gli animali che le animazioni. Eh sì, ragazzi, questo è un gioco con la G maiuscola, secondo me, è davvero bello. La struzza forse si può, si può dire, eh sì, struzza e struzza alle volte, però guardate come sono fatti bene sì, gli animali. Guardate quanto sono incivili, invece. Eh però qua il cestino dovrebbe essere pieno. Ok. Ma intanto il cammello come sta? Come se la passa? Ah, i cammelli stanno bene, in realtà non danno troppi problemi, non fanno troppi cuccioli e stanno bene. Belle le giraffe, sì, ragazzi. No, è tutto bello. Ho sentito un rumore un po' molesto. Vabbè, eh, fanno rumori strani i cammelli. È molto, molto, come dire, equivochi, equivochi, <ride> equivoci. Ma tu giochi in ultra? No, al momento sto giocando in alta. Perché ultra mi dava problemi. In streaming. Mentre se non streammo. O comunque non registro. Posso giocarlo in ultra. Me lo regge. Però con i DLC non lo so. È molto pesante, eh. Oddio, magari The Sims sarà così. Cioè, siete seri? Cioè, voi vorreste The Sims così. Cioè gli animali sono carini, eh. Però... Io ero rimasta quando c'era solo il panda rosso e i draghi. No, Alessia, quella è la serie di let's play. Questo è lo zoo che stiamo facendo in live sul sito Viola, eh. Cioè, voi vorreste i sim così nel 5? Seri? Speriamo di no. <ride> Le persone così, vi prego. Cioè... Eh, vai, vai. Eh, questo è un abitato gigante. Tenerlo pulito non è facile. Cioè, scherzavo. Eh, l'ho detto di proposito, ragazzi. Porca miseria, è più grande dello gnu. Scusate, di chi è questo prodotto interno lordo? Della giraffa? Praticamente la giraffa ogni giorno. Una giraffa si sveglia e, e cacca due new. Eh, a colazione. Oh, uh, ma la zebra è già grande. Dica, eh... <ride> Due anni, Rashid. No, è piccolino, è piccolino. <ride> Beh, ragazzi, cioè, vi prego: quanto può essere grande lo zoo? Questo è il limite dello zoo. Guardate un po'. Solo che se arrivate a riempire fino a questa zona, fidatevi che non solo esplode lo zoom, ma anche il vostro PC, ve lo posso assicurare, è pesantissimo, non arriverete mai a riempirlo tutto a meno che non abbiate un PC della NASA. Intanto vado un po' avanti col, con tutto e vediamo un po' come va. Uh, l'abbiamo platinato. Fermi che mi devi fare il boa. Allora, grazie, instant. Così almeno li facciamo stare meglio. E lui mettiamo le ultime cose nel suo ambiente, eccole qua. E loro dovrebbero stare benissimo. Se che non c'è nessuno che comunque li guarda. Quindi, in realtà, le mostre sono messe lì per caso, ragazzi. Cioè, ce ne fosse uno che davvero viene qua. C'è anche il mostro di Ghila. Niente, ragazzi. Le mostre non interessano a nessuno nel mio zoo. Eh, vabbè. Non... Eh, non lo so. La ricerca è completata. Uh, stiamo platinando anche questi, eh. Bravi, bravi. Stanno per nascere i cuccioli. Fermi. Oddio, sono ancora più piccoli degli altri. Signori, se passano dall'altra parte questi spariscono. Sappiate, non sappiamo se è lui o è il lascito di una giraffa. Salve! Ma quanto è carino! Che carino il cinghialozzo! Il facocerino. Baruti. Sì, ragazzi, adesso abbiamo visto Baruti. Qua abbiamo visto... Ah ok, li hanno già tolti. C'erano tutti i cugini. Eh, sì. Che ha? Ma no... Hanno... Eh... Fufulas si sta di nuovo per accoppiare. Fermi. No, scusate. Vuoto. Ah, ma perché questi... Ok, fermi. Quali togliamo? Così almeno ci recuperiamo un po' di soldi. E qua sotto, ragazzi, vedete che ci sono anche i ristoranti che non calcola più nessuno. Tutta questa zona deve sparire. E questo lo mettiamo magari qua per la didattica. Così almeno aumentiamo un po' le entrate. E quindi è molto meglio. Perché per dire anche quei due ristoranti qua non viene nessuno. E poi oltretutto fanno anche schifo perché effettivamente qua nessuno. Li calcola, eh? Vedete queste cose della didattica? Li spostiamo, Fuffola il panda, ragazzi. Fuffola il panda, eh? Se io li metto qui, senza spendere altri dindini, questi mi faranno guadagnare in didattica. però, fatemi vedere se Fuffola è incinta. Fermi, signori, fatemi vedere se Fuffola è incinta. Dove sta Fuffolina? Beh, è seduta, è stanca il maschio <ride> Ok salutiamo il facocciolo Che è appena nato Fermi No non riesce No si devono accoppiare sti due Dicevo tutta questa zona è da spostare Instant Perché secondo me qua la gente non ha senso che venga Meglio metterli qua su Al momento Poi li sposteremo Ovviamente li farò tutti in stile moderno Ma meglio metterli qua su. Perché qua ragazzi non hanno più senso di esistere Cioè questa zona è morta E non serve a nessuno, nessuno la usa E guardate un po' tutti questi A vuoto Sì ragazzi qua devo, off camera dovrò fare un po' di robette eh. Tanto fuffola che dice di bello Niente se ne è fatta una ragione Fuffola niente Guardate le tartarughe. Spero non stiano affamato. E vai a mangiare. Qua chiama il custode per l'acqua. Perfetto. E anche qua per la ciotola. Eh. Ma lo sai che puoi darle la medicina per non farle accoppiare quando sono consanguine? Così non devi venderli per forza. Eh. eh. Magari, eh sì, uh Guarda, dai signori Vi prego, sganciate No, fermi, qua è l'unico posto Dove non ho messo i robi per le donazioni No, fermi Fermi qua, papà Eh no, non è che state tutti qua, eh Bravi loro, guardate quanta gente Non c'è nessuno che dona Ah oh, volontariato, signori nello zoo Non lo accetto, fermi, vai qua Li spostiamo Eh sì per forza, signori. Anche un altro qua. Ma voglio vedere se sganciate, maledetti. Vada. Che dici? Ti piace quello che stai vedendo, amico mio? No, non guardarti l'anello. Quello è frodo. Vai, buttate dei dindini a papà. Vai, vai, signori. Qua dovrei comprare le cose delle lezioni. Quelle attirerebbero molto la didattica. Infatti, le dobbiamo comprare. L'animale la... ha sete. scusate. Cacchio, dici che hai sete? Scusa, ma t'ho messo tutto. Eh, Custode in movimento. Lo struzzo sta per diventare maturo. Eh vabbè. Eh lo accetto. Eh signori, fatemi vedere una roba. Andiamo un po' avanti. La ricerca veterinaria è completata. Perfetto, bravi. Yul! Il cammello sta per diventare maturo. Lo struzzo è diventato maturo.